Buonasera, io sono Daniele Patti del ristorante Lo Scudiero. Quest'oggi abbiamo preparato cappellaccio ripieno di caprino, sottolinea dire caprino di Vittorio Beltrami, un guru del nostro territorio a livello di formaggi, che è all'interno del nostro cappellaccio con astice, burro acido e polvere di zenzero. È un piatto che ricorda la mia prima esperienza presso il maestro Gualtiero Marchesi. Facevamo un'insalata con lo zenzero capesante astice e caprino. Allora mi è venuto in mente di utilizzare questo caprino del nostro amico Vittorio, inserirlo in un cappellaccio, la pasta ripiena tipica del nostro territorio, delle nostre tradizioni, e abbiamo messo l'astice che viene da prima cotto ai carboni, aperto, eviscerato, tagliato, scaloppato e inserito su ogni cappellaccio. In più abbiamo creato con dello zenzero in agrodolce una polvere che lo andiamo a spolverare all'uscita del piatto, ma la cosa più importante è sicuramente la mantecatura del piatto. Andiamo a fare un burro acido che dà questo contrasto, questo profumo al piatto, e a mio avviso è un'esplosione di sapori unica che va dalla dolcezza del caprino all'acido dello zenzero e del burro acido e nuovamente alla dolcezza dell'astice, per regalarvi un boccone di dolcezza e acidità. Il piatto di questa sera è cappellaccio ripieno di caprino, burro acido, astice e zenzero. Venitelo ad assaggiare nel mio ristorante, in un ambiente fantastico come state vedendo, dove ogni dettaglio, ogni movimento è curato, è pensato, è ragionato, è riflettuto, cioè i nostri camerieri vi serviranno in una maniera eccelsa. A mio avviso non sono dei camerieri, sono delle persone che trasmettono, sono dei trasmettitori di energia, trasmettitori di emozioni, trasmettitori di sapori, quindi trasmettono il nostro piatto fino alle vostre ai vostri palati, appunto per regalarvi un'esperienza unica, dall'accoglienza fino al dessert, fino alle coccole finali, tutto quello che serve per staccare dalla vita quotidiana e regalarsi un attimo di relax e di prendere da noi energia positiva da rimettere nel proprio organismo e dare una nuova vitalità alle vostre vite quotidiane.